Rubius oggi si riprende con Undertale. Oggi siamo nel secondo episodio, non mi sono mosso di un passo e sono pronto a continuare. Ok, l'ultima volta abbiamo conosciuto Flowey, che è un fiore assassino, Toriel, che sembra una anziana apprensiva, non saprei neanche, non mi sembra così vecchia in realtà, però magari i mostri vivono in modo diverso. E abbiamo conosciuto Krakrana. Ciao Krakrana, l'hai persa? Vendita di beneficenza per ragni giù e poi a destra, non l'abbiamo fatta nello scorso episodio. Vieni a mangiare cibo fatto dai ragni, per ragni, di ragni. Va bene? Rivet. In inglese questo pezzo. Ok. Cra. Ho saputo che l'F4 può darti uno schermo intero. Ma cosa significherebbe F4? Forza 4? C'è bisogno di 4 rane per giocarci. Ma ne ho viste solo 3 qua. È un problema? Cra. Perché quella rana parlava in inglese? Cra. Ho saputo che sei alquanto clemente per un umano. Certamente avrei visto anche che un mostro porta un nome giallo quando lo puoi risparmiare. Come vedrai, come vedi la cosa? Molto comoda. È piuttosto comoda. Ricorda, risparmiare equivale a dire di non combattere. Forse un giorno dovrai farlo anche senza il nome giallo. Ok? Dream. Pronto? Mi sono appena reso conto che da un po' che non pulisco. Non mi aspettavo di avere già ospiti. Ci sono probabilmente parecchie cose sparse in giro. Le puoi raccogliere, ma non portare più del necessario. Un giorno potresti trovare qualcosa di davvero bello e ti servirà spazio nelle tasche per prenderlo. Click. Ok. Verduroide sbucato da terra. Pranza, divora, parla. Le piante non parlano, somaro. Hai ragione. No. Cosa ho schivato? Osserva. Verduroide, attacco 6, difesa 6. Porzione per un mostro privo di marchio D.O.P. Prodotto locale. Molto locale. Ok, no. Pranza. Ti dai una pacca sulla pancia. Verduroide ti offre un pranzo salutare. Mangia le tue verdure! Ecco la verde. Ah, ok, sì, quella verde. Le altre probabilmente mi uccidono. Verdure ridacchia a bassa voce. Posso usare spare, fantastico. X. Non usa. Pietà. Risparmia. Hai vinto, ho ottenuto 0 pie e 4 oro. Ok, proseguiamo. C'è un solo interruttore. Ok. Devo andare a culo? A culo. Ho vinto tutto. Soldi, fama, denaro, tutto a me. Tutto. Ok. Ho azzeccato la prima. È la prima, eh. È un interruttore, lo premi? No, perché non ho letto il cartello. Leggiamo il cartello. La porta distante non porta un'uscita, ma una rotazione di prospettiva. Più che altro è aperta la porta. Oddio. Ah. Se riesci a leggere qui, premi l'interruttore blu. E quindi se rosso qua, il verde là, questo è il blu. E vabbè, Marmocchio e Co. hanno deciso di deriderti. Posso scappare? Ho appena visto due gambe, il cuore con le gambe, eh? È un interruttore, lo premi? Sì. Senti un suono meccanico. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi sì, effettivamente, con questo intendevo rotazione in prospettiva. Se riesci a leggere qui, premi l'interruttore rosso. Easy. L'interruttore lo premi? Sì. Senti un suono meccanico. Più che altro ho visto anche le cose abbassarsi. Un paio di verduroidi è uscito dal suolo. Va bene, come ti... Verduroide A. Pranza. Ti dai una pacca sulla pancia, verduroide ti offre un pasto salutare. Mangia parte di una colazione completa. Mangia il tuo... No. Devo pranzarci ancora? Ti dai una pacca sulla pancia, verduroide ti offre un pasto salutare. Mangia le tue verdure, parte di una colazione completa. No. Oh, l'ho preso. Forse usare pietà? Sì. Prodotto locale, molto locale. No. Mi ha preso. Ma sei scemo. Ti dai una pacca sulla pancia, verduroide ti offre un pasto salutare. Capito, salutare. No, non volevo fare quella battuta orribile.
Ok, posso fare pietà? Risparmia. Hai vinto, ottenuto 0 pie e 8 oro. Mamma mia. Pizzeria. Che cosa devo premere? Se riesci a leggere qui, premi l'interruttore verde. Era rosso, verde, blu. Dovrebbe essere questo il verde, giusto? È un interruttore, lo premi? Sì. Senti un suono meccanico. Che memoria, c'è un ray. Ok, c'è qualcosa di qua. Andiamo di qua? Ma sì. Crac 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 crac. In confidenza. Ho visto Toriel passare di qui poco fa. Portava la spesa. Non le ho chiesto a cosa servisse. Abbiamo tutti troppo timore di parlarle. Chissà perché, eh? Crac crac. Che bel... Wow. Hai trovato un coltello giocattolo? Ma a me non serve un coltello. Va bene, teniamolo. Toriel mi ha detto qualcosa sull'inventario, tra parentesi. Ho impugnato il coltello giocattolo. Un bastone. Teniamoci il bastone, va. Vediamo dove... Cosa sono, un cane? Fatemi capire. Oh cielo, ci ho messo più del previsto. Sono qua, Toriel, ciao. Come hai fatto ad arrivare qui, tesoro? Stai bene? Ecco, ti guarisco io. Non avrei dovuto abbandonarti così a lungo. Sono stata sconsiderata a cercare di sorprenderti così. Suppongo di non potertelo più nascondere. Vieni, tesoro. Mix di musica per 3 secondi. Oh, un punto di salvataggio, quello che volevo. Vedere una casetta tanto carina e pulita nelle rovine ti riempie di determinazione. Salva. Ok, 27 minuti. Io non me ne rendo conto. Senti quell'odore? Sorpresa! È una crostata al caramello e cannella. Pensavo di festeggiare il tuo arrivo. Voglio che tu stia bene qui. Perciò ti risparmierò la crostata di lumache per questa sera. Ecco, ho un'altra cosa, ho un'altra sorpresa per te. Ti seguo, Toriel. Spostiamo il mouse che mi dà solo fastidio. Ecco qua. Una stanza tutta tua. Spero ti piaccia. Oh, ma che carina mi fai. Sento puzza di bruciato. Tu, accomodati pure. Ok, mi accomodo molto volentieri. Peccato, perché c'è un fiore qua? Godendolo di scambio per bambini di varie età. No, voglio il fiore. Perché un fiore? Posso andare a dormire? Oh, posso davvero andare a dormire? Mi hai lasciato una fetta di torta. Ma che gentile. Hai trovato una fetta di crostata al caramello e cannella. Ok. Una cornice vuota, c'è molta polvere. L'armadio non è interagibile. Accendiamo la luce. Hai già visto questo tipo di pianta, ma non sai come si chiama. Tu non sei uno specchio, non pensavo che lo fossi. Tu sei una fiore giallo. Ah, tu sei uno specchio. Stanza in fase di rinnovo. Ok, beh, bene. Vedete? Questi fiori sono quelli dell'inizio, è un'enciclopedia di piante sotterranee, apri al centro. Tifa, gruppo di piante palustri con fiore dall'oblungo baccello barrone. Meglio note come salsicce acquatiche. Ah, così si chiama. Questa è la stanza di Toriel, immagino. Sì, è il diario di Toriel, leggi la parte cerchiata? Sì. Scusate, sono curioso. Leggi la parte cerchiata. Perché la scheletra voleva un amico? La scheletra? Per non sentirsi più sola. Voglio morire. Il resto delle pagine è pieno zeppo di battute di simile calibro. Perfetto. Che bello il camino acceso. Ciao, Toriel. Già in piedi, vedo. Voglio che tu sappia quanto mi renda felice avere un ospite. Ci sono tanti vecchi libri che voglio condividere. Voglio mostrarti il mio posto preferito per acchiappare insetti. Ti ho anche preparato un programma formativo. Potrebbe sorprenderti, ma ho sempre voluto fare la maestra. A dire il vero, forse non è una grossa sorpresa. Comunque, sono felicissimo di ospitarti. Oh, cercavi qualcosa? Cosa c'è? Ah.
effetti non ci avevo ancora pensato, ma io sono un umano caduto in un posto. Quando vado a casa? Cosa? È questa casa tua adesso? Ti piacerebbe vedere il libro che sto leggendo? Si chiama 72 pieghe per le lumache. Le lumache. Come si esce dalle rovine? Ti va una curiosità sulle lumache? Non le voglio le lumache! Lo sapevi che le lumache sono pessime come lacci? Interessante. E già, come si esce dalle rovine? Devo fare una cosa. Resta qui. Sembra la taglia giusta per Toriel. È un'offesa. La torta! La stazza della crostata ti intimorisce troppo per poterla mangiare. Grazie, Toby Fox. C'è della pelliccia bianca intascata nel lavandino. Wow. Per qualche motivo c'è della berretta. C'è una berretta di marca nel frigo. Una berretta? Nel senso di cuffia. Why? Dove è andata, Toriel? Oh beh, questo è l'unico posto che non ho ancora esplorato della casa. Ciao Toriel! Desideri sapere come tornare a casa, non è vero? Poco più avanti si trova la fine delle rovine. Un varco di sola andata verso il resto del sottosuolo. La distruggerò. No! Fermi! Perché? Nessuno potrà mai più andarsene. Ora fa come ti dico e vai di sopra. No, Toriel, io voglio tornare a casa. Perché vuoi distruggere l'uscita? Ogni umano che cade qua sotto fa la stessa fine. L'ho visto per ripetizione. Arrivano, partono, muoiono. Quanta ingenuità. Se esci dalle rovine, lui, Asgore, ti ucciderà. Ti sto solo proteggendo, lo capisci? Vai in camera tua. No che non vado in camera mia, voglio uscire. E Asgore non mi ucciderà, su via. Non cercare di fermarmi. È il tuo ultimo avvertimento. No, ho detto perché fai così, Toriel? Vuoi andartene così tanto? Sei tale e quale agli altri. C'è solo una soluzione. Dimostrarmi. Ah no, dimostrami. Dimostrami che hai la forza di sopravvivere. Sei pazza! Tu hai battuto Flowey, io non sono riuscito a fare neanche quello. Parla. Non ti è venuto in mente nessuno spunto di discussione. Oh, oddio. Pazzi, pazzi, pazzi. Hai riprovato a cercare qualcosa da dire, ma... No, 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 no. Infami, infamissimi. È difficilissimo. No, 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 io sto schivando, ma... Toria, l'attacco 80, difesa 80, sa cosa è meglio per me. No che non lo sa. What the fuck? What? Ho schivato l'ultimo attacco. Toria, guarda altrove. Perché guarda altrove? Ironicamente, parlare non sembra la soluzione in questa situazione. Ironicamente, perché Toriel mi ha detto che dovevo sempre parlare con i mostri? Oh mio Dio, 4 punti. Se faccio caramella a mostri? Hai mangiato la caramella, hai recuperato 10 PS. No, 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 ferma. No, 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 Toriel. No, 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 no. No, pietà? Risparmia? Quello sembra aver fatto qualcosa. Qualcosa. Voglio morire. Non voglio morire. Ciambella ragni. Hai lanciato la ciambella di ragni e hai recuperato 12 PS. Ok, molto interessante. Ok, oh. No, 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 no. Come si evita? Come? Dovrei preparare un attacco magico. Ma il cavolo dell'attacco magico. No, 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 no. No, ma la fai apposta, io vedo. Vabbè, come lo come li schivo? Sto anche finendo le robe da mangiare. Guardala. Forse sto facendo bene, però a cliccare risparmio. Cosa ho schivato in questo turno? Che stai facendo? Come che sto facendo? Voglio andarmene, ma non voglio combattere. Mi hai insegnato tu a fare queste cose. Attacco, fuggi via. No, io non... Ai 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 ai. Toriel prepara un attacco magico. Cosa cerchi di dimostrare? What? Gli attacchi non mi colpiscono. Combatti o vattene!
Ragazzi, avete notato? Non mi colpiscono più gli attacchi. Anzi, se provo ad andarci contro, si spostano. È Toriel che non vuole farmi del male, per quello Toriel guarda altrove. Smettila. Quindi, non vuole colpirmi. Cioè, vuole tenermi qua con lei, ma non vuole... Ma è cristissimo. Smetti di guardarmi così. E io ci metto qua. Non ce la faccio a farmi colpire, giuro. Vattene. Guardate l'espressione. Ma no! So che vuoi tornare a casa, ma... Per favore, ora va di sopra. Prometto che mi prenderò cura di te. Ma sta anche sorridendo. Devo fare una scelta. So che non abbiamo molto, però... Possiamo vivere bene qui. Perché vuoi complicare le cose? Ti prego, vai di sopra. Ragazzi, non so cosa fare, giuro. Giuro che non so cosa fare. Lo giuro, non sto scherzando. No, esplosione. Patetico, non è vero? Non riesco a salvare nemmeno un solo bambino. Non è vero, Tony. No, capisco. Non saresti felice in gabbia qua giù. Le rovine sono molto anguste quando ci si abitui. Non sarebbe giusto farti crescere in un posto del genere. Le mie aspettative, la mia solitudine, la mia paura. Per te, mio tesoro, la rimetterò da parte. Se desideri davvero lasciare le rovine, non ti fermerò. Tuttavia, quando parti, ti prego di non tornare. Spero che tu capisca. A me mi sento malissimo per quello che ho appena fatto. Addio, tesoro mio. Mi sento malissimo per quello che ho appena fatto. Flowey. Cosa ci fa qua? Geniale, davvero geniale. Ti credi tanto intelligente, non è vero? In questo mondo sei preda o predatore. Hai saputo giocare con le tue regole. Hai risparmiato la vita di una sola persona. Cosa vuol dire? Hai risparmiato la vita di una sola persona. Scommetto che ti senti alla grande. Non hai ucciso nessuno stavolta. Ma che farai? Se ti trovi un assassino implacabile, morirai e morirai finché non ti stuferai. E che farai allora? Ucciderai dalla frustrazione o rinuncerai del tutto a questo mondo e lascerai a me il potere di controllarlo. Io sono il principe del futuro di questo mondo. Tranquillo, monarca in miniatura. Non pianifico un regicidio. È qualcosa di molto più interessante. Questo fiore è satanico! Undertale! Ah, tutto questo era il prologo? Di Toby Fox! Basta quel tan 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 tan! Ok! Tecnicamente c'era scritto che la patch contiene il prologo più un pezzettino. Io non so se questo pezzo è già... È sempre il lag estremo. Un ramo. Oh, non lo schiaccio, strano, di solito nei videogiochi lo schiaccio. Ok. La...
Ok, è molto inquietante. Mi sto inquietando seriamente. Muoviti, 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 muoviti. Non si muove. Non si muove. Non si muove. Umano. Sì, questa parte qui in italiano. Non sai come salutare un nuovo amico? What? Girati e stringimi la mano. Ok. Perché? Il trucco del cuscino scorreggione. Chiocciola sempre divertente. Perché c'è una chiocciola? Sempre divertente. Ciao comunque. Ti è piaciuta la traduzione fin qui? Non che me ne freghi. Io stavo qua a dormire. Sono Sans. Sans lo scheletro. Perché mi ha scritto se mi è piaciuta la traduzione? Quando la traduzione sarà finita ne vedremo delle belle. Ma per ora devo chiederti di chiudere qua. No. Sarà in inglese. Sono i pigroni. Comunque segui gli sviluppi eccetera. Ci rivedremo. Ok, no. Allora no. Ragazzi, purtroppo Undertale finisce qua. Come vedete adesso il gioco è in inglese. Quindi non c'è altra cosa che fare che uscire dal gioco. Io intanto naturalmente ho salvato l'ultimo punto di salvataggio possibile. Mi lo rigiocherò quando uscirà la patch completa. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e supportate questa serie. Supportate anche la pagina di Undertale Project, Spaghetti Project, se ne avete l'opportunità, perché veramente, secondo me stanno facendo un lavoro incredibile per un gioco che merita davvero tanto. Quindi, bella ragazzi!